Sicuramente per me è stata un'annata importante. L'unico rammarico è quello di aver perso il campionato quasi alla fine, perché siamo arrivati secondi. Per gran parte del campionato eravamo primi. Poi abbiamo perso lo scontro diretto a Salerno e da lì abbiamo perso il campionato, quindi quello è il rammarico che resta purtroppo. Dal punto di vista personale è stata un'annata importante dove ho giocato quasi sempre, ho fatto 6 gol e quindi quello mi ha aiutato comunque per rilanciarmi, come hai detto tu, anche in Serie B, che ho avuto la possibilità dopo di andare al Trapani e di fare un ottimo campionato. Ambiente caldissimo qua, non so se lo conosci, ma a questo punto, no, con tutto il risultato E da sicuramente lì è un campo difficilissimo, ci sarà tanta gente, c'è entusiasmo. In questo momento è difficile per tutti giocare contro il Benevento, anche perché è un'ottima squadra e quindi sappiamo che è difficile. Però in questo momento noi dobbiamo trovare delle certezze, dobbiamo darci delle risposte, dobbiamo tirare fuori qualcosina in più. Quindi secondo me in questo momento è la partita giusta ad affrontare. Sì. Come state vivendo questo momento? Avete incontri con Marius Prost? Si state controllando giorno dopo giorno la chimica insieme? Sicuramente se vediamo i numeri in questo momento vediamo, come dici tu, una difesa che subisce tanti gol. È normale che si difende in 11. Se andiamo ad analizzare tutti i gol presi, magari qualcosina è anche colpa della difesa, come è normale che sia, è anche un po' colpa della squadra, perché quando si prendono i gol è colpa un po' di tutti. Però sicuramente con Trost mi trovo benissimo, ma anche con gli altri, sia con Bejec che con Mantovani, con l'ultimo arrivato a Romagna, ci troviamo bene. In allenamento cerchiamo di allenarci bene e di trovare il giusto feeling. Però in momenti così è normale, da fuori sembra che sia dura, che non siamo ancora riusciti a trovare le giuste misure. Però sono sicuro che col tempo troveremo l'assetto giusto. Ripeto, già dall'ultima prestazione, secondo me, con lo Spezia si è vista un'altra squadra, perché comunque contro lo Spezia è una squadra fortissima, che gioca per vincere il campionato, una squadra che gioca insieme da un po' di anni, quindi non era facile. E lì secondo me si è visto un buon Novara, anche se non meritava di perdere. Però sicuramente possiamo migliorare, dobbiamo migliorare, possiamo fare ancora tanto. Speriamo che man mano riusciremo ad esprimerci al meglio. un'altra cosa anche con l'indicazione dell'allenatore è l'impostazione del gioco che parte da voi centrale. È mai capitato una cosa del genere in carriera Sì, o ho avuto la fortuna, perché per i difensori secondo me è una fortuna avere degli allenatori che vogliono che inizi il gioco da dietro. Anche da Costa vediamo sempre che non deve buttare mai via la palla, a volte si rischia, a volte si sbaglia, ma a volte si sbaglia perché uno vuole fare le cose che chiede l'allenatore, quindi giocare la palla da dietro, anzi assolutamente, non deve essere una cosa brutta per un difensore. Si deve sentire importante e poi comunque l'allenatore gli dà fiducia, perché giocare palla da dietro è rischioso, quindi se l'allenatore te lo chiede significa che vede in te possibilità di giocare palla. in parte l'avete anticipato, rispetto a Cittadella, no, dove avevate comunque subito tanto, nelle ultime partite siete stati proprio puniti al massimo, avete concesso pochissimo, però Certo. Sì, se vediamo le partite del Latina, la partita dello Spezia, le poche occasioni che ci sono state abbiamo subito gol. Diciamo con Latina non è che abbiamo subito tanto, una punizione dal limite deviata e un rimpallo in area. Questo momento, se capita di prendere uno schiaffo, noi ne prendiamo tre. Quindi è anche quello. Purtroppo, ti ripeto, in momenti così negativi, tra virgolette, bisogna tirare fuori il massimo. Non è nemmeno facile tirare fuori il massimo, perché appena
subisci un po', normale, entra un po' di paura di subire gol, di perdere una partita, quindi in questo momento c'è da stare veramente attenti e, come diciamo anche tra di noi, noi più grandi dobbiamo aiutare la squadra. Se noi siamo i più esperti, siamo qui anche per questo, per assumerci le responsabilità e per dare qualcosina in più in questi momenti negativi, che capisco che non è facile, però noi siamo qui per questo. Con lo Spezia sì, abbiamo sbagliato sul gol, un movimento sicuramente, però l'unica forse l'altra di Nenè all'inizio che ha parato Davide, altre grandi occasioni non ho visto, e lo Spezia secondo me è una squadra importante, quindi qualche segnale positivo a livello di campo la squadra l'ha dato, è normale che bisogna migliorare tanto, bisogna fare qualche vittoria perché anche quello ti dà fiducia e ti dà morale, però noi speriamo di farlo già sabato a Benevento, sappiamo che è dura, ma andremo lì a fare la partita. Poi il campo deciderà il risultato. A livello di condizioni, tu come stai? Cioè dopo quell'estate, no? Travagliamo, finita, eccetera. Ti senti già al 100%? No, sicuramente al 100% no. Anche i miei compagni, ne parliamo spesso, a livello fisico non siamo sicuramente al 100%. Possiamo migliorare tanto, possiamo dare ancora tanto. Ma non per quanto riguarda l'estate travagliata, diciamo tra virgolette che io ho vissuto lì a Pisa, perché comunque mi sono allenato, sono venuto qua, mi sono allenato, però è normale, noi più grandi fisicamente ci mettiamo più tempo ad entrare in condizione, quindi ci vorrà ancora del tempo, però non credo che sia un problema di condizione, perché ripeto, le ultime due partite ci hanno dato un po' più di fiducia, perché abbiamo visto che qualcosa di buono abbiamo fatto, normale, dobbiamo entrare ancora in condizione al 100%, però man mano riusciremo ad arrivarci.